Ragazzi, Buongiorno. buongiorno dalla nostra camera super mini, eccola qua, letto. Nel frattempo Francesco ha spento la luce Cioè, è con la talmente schiena. piccola che quasi ci ha spento la luce. Il bagnetto addirittura è anche nuovo con un'ottima doccia. Questo è il corridoio, motel al 100%. Si può uscire anche di qua. Ovviamente inizia a piovere perché la pioggia è una costante qua. E questo è il parcheggio, tra virgolette, privato, ovviamente non coperto, ma la Sì, moto si deve però un abituare a po' queste cose. nascosto dalla strada, anche se diciamo la verità, non sembra esserci gran pericolo di furto. No, qua in Norvegia si può stare tranquilli, secondo noi. Lo diremo alla fine, però. Sì, per scaramanzia sì. Straconsigliato per noi 5 stelle perché il prezzo di... 59 euro a notte, compresa la colazione. Camere leggermente piccole per tutta la roba e tutto il materiale che noi Piccolissime. avevamo, per cui non riuscivamo a muoverci, dovevamo passare sopra i bagagli. Però, come punto d'appoggio per il passaggio a Capo Nord. Mo i Rana, ottimo. Ora al centro di Morana per acquistare le schede perché ad ora ho consumato circa 700 giga di clip video. Ho finito lo spazio Eravamo nella disponibile. città più tecnologica della Norvegia, Trondheim, ma lui non l'ha voluta Io? comprare. No, ragazzi, era talmente bella Trondheim, me la volevo godere tutta. Era difficile anche fermarsi perché c'era un traffico allucinante, quindi ho detto va bene, dai, lo faremo poi a Mo i Rana. Sì, le chiederemo agli orsi polari fra un po', però vabbè. Comunque la strada da Trondheim a Mo i Rana c'è poco da vedere lungo la strada, però all'inizio era un po' noiosa perché bisogna rispettare assolutamente i limiti di velocità che in alcuni punti, nei punti massimi, arrivano fino a 90 all'ora, ma di media si viaggia a 80 all'ora, all'interno dei paesini sui 40-50 all'ora. Bisogna assolutamente rispettare i limiti di velocità perché anche tramite, grazie a voi e ad altri motoviaggiatori, se si superano i limiti di velocità le multe sono altissime, quindi Sì, però onde evitare. abbiamo anche assistito ad una scena, secondo noi e secondo me abbastanza eccessiva, nel senso che venivano dalla direzione opposta rispetto al senso di marcia nostro dai motociclisti, l'ultimo dei quali ha fatto cenno a Francesco di Sì. rallentare perché probabilmente avevano visto la polizia. Loro andavano, secondo noi, sopra il limite di velocità. Abbastanza sopra il limite, perché ecco, subito dopo questo gesto c'è stato un sorpasso di una macchina a sirene spiegate che però ha invaso la nostra corsia, Ci quindi veniva contro la per macchina noi della è stato polizia. È quasi stata... Sì. pericoloso. Cioè no, senza quasi. Infatti, poliziotti, rallentate perché No, ho è capito che bisogna l'esagerazione. rispettare le regole, però non dobbiamo fare ulteriori incidenti. Ecco, poi provocati da voi magari non sarebbe il caso. Ora si riparte, accendiamo la moto insieme, navigatore impostato. Vai, a te l'onore. Ah, faccio io. Dai, dai. Allora, aspetta, qual era questo? Dai. Stamattina ho un po' esagerato col trucco, mi vedrete un po', però vabbè, è un po' di stanchezza, è troppo. Il tempo non è dalla nostra parte, ho visto previsioni che all'Elofoten neppure non dovrebbe essere un granché. Per quanto riguarda invece l'itinerario, all'Elofoten abbiamo dedicato 2 giorni proprio per goderceli al massimo, sperando che in questi 2 giorni uno sprazzo di sole lo possiamo vedere tutti insieme. Comunque, ora si va, ragazzi. A tra poco. Lasciamo il motel e ci immettiamo nella strada principale. Il cielo purtroppo in questo momento, scusate, io non riesco a parlare quando mi entra acqua negli occhi, però il cielo in questo momento purtroppo è abbastanza compatto. Però speriamo che la traversata in traghetto direzione Lofoten ci porti fortuna e magari non che spunti il sole, ma che smetta di piovere. Anche per riuscire a tenere gli occhi aperti. Comunque, quello che stiamo notando è che sia i supermercati sia altre tipologie di negozio o di grande magazzino sono tutti grandi catene, un po' a modello anglosassone. Pensiamo che anche noi stiamo un po' percorrendo quella strada. Speriamo di tenere a lungo, di non far morire tutte le botteghe che abbiamo da noi. Qui non c'è questo tipo di approccio, molto più anglosassone. Extra. Kiwi ne abbiamo incontrati tantissimi e ci sono in tutte le cittadine che abbiamo passato. Quindi i nomi che si rincorrono sono sempre gli stessi: Extra, Kiwi, Rema 1000, probabilmente franchising, ma comunque legati a grandi catene. Considerazione
del tutto personali e casuali, mentre da noi centro città si scrive centro, salendo in Germania diventa Zentrum, salendo ancora in Norvegia diventa Centrum. Si alleggerisce sempre di più il suono, diventa sempre più dolce. E quei tre ragazzini che vedete in fondo sono appena usciti da questo centro commerciale che è alle mie spalle. Io sto aspettando Francesco, che nel frattempo è andato a comprare le schede. Sono usciti strofinando le mani proprio per igienizzarle. È incredibile quanto trovandosi... Hi! È incredibile quanto trovandosi da tutt'altra parte d'Europa, al nord del mondo, le abitudini siano ormai uguali dappertutto. Noi abbiamo una nipote ormai grande e tre nipotini piccoli che hanno per regola ormai quella di fare queste azioni quotidianamente, quando escono, quando entrano, e questo mi stringe il cuore ogni volta che lo vedo fare, perché non hanno quella spensieratezza che abbiamo avuto noi a causa di una condizione pandemica che si è venuta a creare in maniera scioccante. Ecco. Francesco è entrato in questo centro commerciale, Anfi. Quel ragazzo che è passato, che ho salutato e che mi ha risalutato, ci ha dato indicazioni per il negozio, appunto, però ha fatto di tutto per avvicinarsi e per parlarci. Non lo so, probabilmente incuriosito. Eccolo di nuovo. Credo faccia da spola per i diversi centri commerciali, credo sia ormai la sua attività. Anzi, vi dirò di più, secondo me quel ragazzo, ci scommetto che è andato a cercare Francesco, perché si sente che deve darci una mano, ne sono convinta, adesso glielo chiederemo. E che vi dicevo, Francesco è uscito anche lui, ne sono certa, adesso glielo chiediamo. Quel ragazzo è tornato da te? Mi ha portato, mi ha guidato fino alla porta del negozio fotografico. Ero convinta. Tipo del negozio fotografico molto professionale. Mi ha detto: non ti garantisco la velocità per quando registri in 4K a 60 o 50 fps, quindi mi ha dato queste che sono veramente ottime. Queste due da 64 giga cada uno, quindi 128. Le ho pagate 90 euro tutte e due. Considerate che 128 della SD in offerta, le SanDisk Pro, le trovo a 30 euro, la stessa capacità. Queste due bisogna fare attenzione perché le consumiamo con un attimo, ne abbiamo consumate già 5 da 128. Abbiamo ringraziato il ragazzo che ci ha aiutati, gentilissimo e divertito. Abbiamo ripreso la S6 in direzione Narvik, ci aspettano circa 240 km. Don't wanna wait in line. I've been here a thousand times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already alone and knowing to go by. Io intanto bevo un po'. Ai tenerona, tieni duro, sei diventato un anfibio! Salendo al punto dove viene rappresentata il passaggio del circolo artico, c'è un'aria polare che quasi ferisce in faccia. Vengono su delle vichinghe nel frattempo, delle bimbe. Dai, un effetto, dai!
veloce pausa calorica e glicemica. Wafer allo yogurt. Caffè caldissimo. Ci voleva. Rifocillati, Sara addirittura chiude il casco perché dice che è freddo. Abbiamo messo super bene questo colletto che è una figata allucinante, poi ve lo farò vedere nel dettaglio. In questa maniera io non porto neanche lo scaldacollo sotto, ma questo è un pezzo del colletto che esce fuori dal colletto stesso. È una figata perché tutto il collo è super coperto. Sara infatti, aspetta, la nostra assistente, ecco. Io ho messo l'allacciatura del casco sotto. Il colletto fa tutto il giro perfetto, non hai nessun centimetro quadrato di pelle esposta. Pronta per affrontare il grande nord. Dai! In realtà già ci siamo perché questo è Northland, però dovremmo ancora salire. Dai, che più è tosto e più è divertente. È vero, mi sento un po' appesantita dalla panna acida, però... Ma dai, che si scalda quella. Mi darà calorie. Come sempre la batteria ti abbandona nel momento più sbagliato. Siamo fermi sotto una tettoia a cambiare appunto la batteria della camera e ci troviamo nel paese di Saltstraumen, che
è famoso per un fenomeno che si verifica proprio qua, si chiama il Maelstrom. Allora, praticamente proprio su quel ponte che vedete qua di fronte, facciamo vedere quel ponte alto là, se voi notate sotto al ponte si crea una sorta di... Praticamente confluiscono le acque di due fiordi e per un gioco di maree si vengono a creare quattro volte al giorno, quindi bisogna un po' calcolare il tempo giusto se si vuole vedere al massimo della sua potenza. Oggi sulla tabella erano le 2:37. Le 14, sì. No, mi sembra 14:31 oppure stasera alle 19, un altro momento che noi potevamo incastrare. Abbiamo il traghetto per Lofoten alle 18:45, quindi insomma, cioè, lo siamo persi alle 2, ci perderemo quello alle 19, però si vede comunque questi movimenti di acque e sono considerati i più potenti al mondo. Passeremo sopra il ponte, poi diretti a Bodø a mangiare qualcosa, perché non so se si sente, da quando siamo partiti non ha smesso mai di piovere, sempre con la stessa intensità, e dopo 5 ore sotto la pioggia la situazione comincia a essere un po'. A mangiare un hamburger velocissimo perché ci servivano calorie, però già stiamo molto meglio. Però sto vedendo che noi siamo abituati a climi diversi ad agosto, però vedo che anche i signori norvegesi si stanno muovendo per il freddo, quindi può essere un'eccezione anche questa per questo giorno? No, ragazzi, io non sono freddoloso, è freddo. Ho visto le temperature e ci sono giorni con 10-15 gradi di differenza. Ma dai, che non la butta mai per terra così. Ah, dall'altro lato, è pericoloso. L'ignoranza di un... Il ragazzo del camper... O Pampers, come dice mio nipote. Mi ha chiesto se avevamo il ticket, non ce l'abbiamo, abbiamo solo una prenotazione fatta online e siamo arrivati, siamo messi in fila, vediamo come fanno. In front of the gray, in front of that car. No? Yeah. Ci hanno fatto avvicinare all'imbarco e ci hanno chiesto nome, cognome e numero di telefono. Ora aspettiamo, anche se la nave è partita, se ne sta andando, quindi dovrebbe arrivarne un'altra. Nel frattempo ancora non ha smesso di piovere. Lo so che siamo noiosi, però dopo tanto tempo inizia un po' a dar fastidio, ma un pochino, ma solo perché c'è un vento laterale impressionante. Il vento forse è la cosa peggiore che ti fa percepire il freddo. Quando ti togli il casco senti proprio che ti devi mettere una cuffia di lana.
siamo in Norvegia, lo come, sappiamo. Come da noi però... a gennaio. No, ma questo, tutto questo perché se guardiamo le previsioni, quando esce il sole si sta veramente molto bene. Quando invece piove e il tempo dice di essere ignorante, tra virgolette, è veramente ignorante. Forse questa se ne va, sta arrivando il muletto. Vediamo anche la procedura di legare la moto, se lo fanno loro o lo dobbiamo fare noi, anche perché qua il mare, vista anche la giornata, potrebbe essere mosso, quindi bisognerebbe legarla bene. Piccola considerazione personale, io, te ma anche Sara, odiamo i traghetti, ma non per il traghetto stesso, per il fatto che ti danno l'orario, per il fatto che devi trovare prima, per il fatto che devi fare la fila. Beh, io ho anche tutta la procedura di legare. Sara ha qualche problema anche con il mare, nel senso che se c'è il mare mosso può essere che un po' di fastidio li sente. Ci sarebbe l'alternativa di non prendere il traghetto, cioè salire fino a Narvik e poi ridiscendere tutte le Lofoten per poi risalirle. Solo che il problema è sempre lo stesso, avere il tempo disponibile. E per un viaggio del genere, dal mio punto di vista, per far tutto quello che si potrebbe fare strada facendo, ci sarebbe bisogno minimo di un mese. Però noi non ce l'abbiamo, facciamo quello che possiamo. Tocca a noi l'imbarco. Per primi, tra l'altro. Le procedure per non saperne leggere né scrivere, visto che il mare è più aperto dall'altra volta, ne metto 4. Lei va protetta in tutte le maniere. Guarda che intrecci che hanno fatto su te. Sembra quasi che l'abbia potuto fare io. Sono le trovate dei marinai che sono molto più capaci di me. Ah, ok, ok. E per risparmiare tempo accorciano. In questi casi preferisco stare zitta come l'altra volta. Questa volta super tenuta. Vuoi restare qua? No. Andiamo. Sì, ragazzi, si va. Stai più comoda qua sulla tenere. Sta meglio sulla moto, eh? Sì, e poi già mi manca. Dopo 6 ore di moto, sotto la pioggia, con il freddo e l'hamburger, quasi che mi scende la palpebra, ma guardate Sara, non si può muovere poverina, perché il traghetto si muove parecchio, il mare non è proprio calmo e il pensiero va anche alla moto. Io l'ho legata benissimo, speriamo che quella vicina sia stata legata altrettanto bene, speriamo, e speriamo soprattutto che Sara resista, che sono 3 ore e un quarto di navigazione. Per condividere l'abbigliamento io indosso solo questa maglia, è della X-Bionic, l'Energizer 4.0, secondo me è ottima per fare sport ma anche per andare in moto nel periodo invernale, e poi ho messo sopra questa smanicata, quindi senza maniche, della Revit, con la possibilità di aprire il colletto tramite questa cerniera. Per il resto solo giacca e imbottitura. Con questa configurazione ho visto che fino a 5-6 gradi massimo, non bisogna scendere sotto, si riesce a viaggiare abbastanza bene. Poi, se come noi avete la fortuna di prendere 6 ore di pioggia consecutive con vento forte laterale e anche frontale, il fresco si inizia a far sentire bene, quindi bisognerebbe aggiungere un altro strato. Dai, che siamo arrivati. Va tutto bene. Si è anche addormentata. Ho anche dormito. Con questo meteo, questo profilo sembra quasi inquietante. Sono le 10 di sera e ancora c'è molta luce, nonostante il cielo nuvoloso e nonostante ancora piove. Se tocchiamo terra è fatta. Sei pronta adesso per prendere altra pioggia?
ahimè, sì. Guarda, mi si è arrossata con il calore della nave rispetto al freddo esterno. Oh, sembra quando vai in montagna che c'è la neve. Pezzi rosce. Appena attivato il servizio dati, la struttura dove dovremmo andare a dormire, mi ha mandato un messaggio dicendomi per causa Covid faremo check-in e check-out completamente separati, quindi ci hanno lasciato la chiave all'interno di una cassettina, troveremo tutte le indicazioni per trovare il nostro alloggio. La moto ancora sta in piedi. A posto, dai! Siamo a Moschere. Cerco riparo nelle gallerie, nei tunnel, in modo da poter dire qualcosa, altrimenti non si riesce per la pioggia battente continua. Proprio di stoccafisso. In effetti ci hanno detto che davanti c'è una pescheria frutti di mare anita. Domani pesce fresco. Pesce, beh, fresco, stoccafisso, essiccato, però sì. Dovrai aprire, Fra, lift. Ci siamo. Ok. C'è il nostro nome? Francesco, sì. Ora vieni qua. Riparo non c'è nulla. No. Tanto ormai siamo abituati a stare sotto la pioggia. Apriamo la confezione. Apriamo la busta. In diretta. Busta 1, busta 2. Ho tagliato la... Vabbè, con l'acqua. No. Guarda, se lo raccoglio. Lo raccolgo. Allora. No. La chiave c'è? Sì, sì. Allora. Allora. Noi siamo 1. Casina 1. Quindi si sale, noi siamo qui, si sale, abbiamo l'appartamentino proprio qua sopra, la prima di quelle 5. Le difficoltà, ragazzi, tutte le nostre. La tengo io, vai. È tutto il giorno che piove. Adesso speriamo che la batteria della GoPro resista fino all'arrivo al nostro orbo. L'ennesima sfiga! Uno, quello là, quello giallo. Questa è sicuramente una struttura per mettere ad essiccare il pesce. Vabbè, dai, poi vedremo. Dai. Ormai... Io mi dilungo, ormai sono diventata come una rana. Dopo Moirana. Come l'altra volta, intanto vi pulisco. Faremo l'unboxing della casina insieme. Vai. Tanto la chiave è aperto. O mia moglie è una abile scassinatrice. Ho imparato. Sì, eccoci. Carino, allora, l'ingresso. Disimpegno. Lettone bello, però la luce non c'è, senza luce. Poi qua cuscino, perché non c'è luce. Eccola, ecco. È molto soft, sì. Perché risparmio energetico. Vista sulla baia, bella la cucina. Il bagnetto, wow, duccia enorme. Salone, sì, ragazzi. Io qua ci voglio stare una settimana. Mino,
Tutti luce soft sono. Password wifi, c'è la stufa. Ragazzi, aspetta, vieni di qua. Siamo ora felicissimi. Scarichiamo la moto e due notti qua ce le meritiamo tutte, sperando che domani sia una bellissima giornata. Non si dice da soli che un qualcosa lo si merita, però stavolta, ragazzi, no ce lo diciamo passare. Proprio ce lo diciamo proprio. Buonanotte e al prossimo aggiornamento. Ciao ragazzi. Ciao.